Allora, questo è il secondo incontro dell'autore contemporaneo Poggio Renatico, stasera parliamo di cinema. E abbiamo con noi un regista sceneggiatore, che è Domenico Studi, che ha fatto tante cose, ha lavorato anche un po' per la RAI, ha fatto diversi film, è diventato finalista di diversi premi. E con lui c'è Francesco Giombini, che segue il cinema sul nostro sito, che è Spigolature. Doveva esserci anche Stefano Agnelli, che è un altro critico di Spigolature, però Febbe 38 è a casa, quindi non... Allora, come sempre negli incontri che organizziamo in Spigolature, e come poi vi ho detto anche la volta scorsa, allora lasciamo un po' la palla a loro, che ci racconteranno alcune cose, quindi parleremo un po' di cinema, ci daranno un po' le loro opinioni, ma se non ci sono domande, anche se non c'è un'area canonica riservata alle domande, potete intervenire alzando la mano ovviamente quando volete, quindi senza fare un dibattito pubblico ai relatori, diciamo così, però insomma lasciamo la possibilità di interloquire costantemente. Bene, passo la parola a Francesco e cominciamo. Allora, grazie, buonasera. Dici? Non lo so. No, si dice che il microfono è indispensabile, noi lo useremo allora. Ma dunque, io comincerei con una domanda giusto per stimolare insomma le riflessioni di Domenico, che mi pare che siano alquanto interessanti, almeno da quel che leggo sul sito, non conoscendolo di persona. Io partirei, visto che si parla di cinema italiano, anzitutto chiedendogli se esiste un cinema italiano e poi se questo cinema italiano va da qualche parte, perché nel titolo c'è scritto dove va, però va o non va anzitutto secondo te? Allora, il cinema italiano esiste in quanto si producono film. Io ho portato qui dei dati, pensate che solo nel 2010 si sono prodotti 110 film e se ne prevedevano 177, qualcosa del genere. Alcuni si faranno l'anno venturo, altri non si faranno. Però di questi 110, poi alla fine 45 non hanno neanche la distribuzione, per cui sono film che vengono realizzati con finanziamenti vari e poi nessuno li vede, forse qualche piccolo festival e così via. Se c'è un cinema italiano, io temo che non ci sia un'industria cinematografica italiana. L'industria cinematografica, cioè una progettualità ad ampio respiro e dove si riconoscono delle correnti cinematografiche. L'Italia, anche se sembra malmessa, ma negli anni, nei decenni, ha fatto tante di quegli stili cinematografici. Ha iniziato con i telefoni bianchi negli anni 30, poi è passato al neorealismo, poi ha continuato con i sandaloni, poi ha inventato quello che è la commedia all'italiana, per cui ci riconoscono in tutto il mondo, poi ha fatto lo spaghetti western, poi ha fatto le commedie sexy, quelle con Lino Banfi e così via, che ci riconosce anche Quentin Tarantino, non so se è positivo o negativo. E poi c'è il cinema politico, che ha dato insegnamenti al cinema politico di altri paesi e così via. Hanno imparato da noi, dai film di Rosi, di Petri e di altri registi come Costa Gavras o altri registi importanti.
Da allora, cioè diciamo dagli anni 70, dalla fine degli anni 70, non c'è più un'unione di registi che discutono di cosa fare, di trovare delle identità comuni, di avere un respiro civile e politico come poteva essere quello di Rosi, ma anche quello dei Taviani, come poteva essere quello di Leone a modo suo e così via. E quindi ci sono, adesso come adesso, una serie di registi più o meno bravi, ma che non hanno né grande carisma né un'identità reale con il concreto del quotidiano. Anche perché, se posso prendermi ancora un attimo, l'Italia vive quello che Bauman, che è un filosofo, un sociologo polacco, ha definito la società liquida. La società liquida è una società dove non ci sono più regole, dove tu non sai dove fermarti o contestare qualcosa, oppure avere dei punti di riferimento, dove tutto trascima, dove tutto si sposta, per cui tu non sai mai dove andare a guardare, cosa dire che è giusto, cosa dire che è sbagliato. E l'Italia, l'Europa anche in parte, ma soprattutto l'Italia, vive questa indefinitezza sociale, questo liquido, per cui pure raccontarlo diventa complicato. E allora o si copia un po' il vecchio cinema, o si cercano delle linee nuove che però non si trovano, e non ci sono oggettivamente dei grandi registi. Ci sono degli ottimi registi, cioè grandi registi, per me intendo Antonioni, che è nato a Ferrara, Fellini, Visconti, Pasolini, possono piacere o non piacere, trovarli interessanti o noiosi, però sono dei grandi registi che hanno fantasia, che hanno immaginazione, che sanno raccontare con il loro linguaggio una realtà. Adesso come adesso abbiamo dei registi che sanno girare dei film, ma che sono molto ma molto condizionati dalla televisione, un po' perché sono cresciuti con la televisione. Vi ricordate che la prima grande crisi italiana del cinema è avvenuta alla fine degli anni 50 e si sono inventati i sandaloni, cioè per sandaloni li intendiamo maciste contro e così via, no? quei film lì di Cottafabio e così via, che hanno risollevato un po' il cinema italiano che era in crisi. E poi dopo la grande crisi della fine degli anni 70, che è anche una crisi politica, con gli anni 80, cioè con l'esplosione delle televisioni private e quindi con un raffreddamento da parte del pubblico verso il cinema perché c'erano le televisioni private, e dall'altro lato quelli che oggi hanno 40, 45 anni, 50 anni, sono cresciuti un po' con questo rapporto con la televisione, che ha condizionato molto, condiziona su due versanti differenti, sia come linguaggio, sia perché oggettivamente in questo momento di reali possibilità per fare un film e per farlo vedere, ci sono soltanto con due distribuzioni, che sono una della RAI, che è la 01, e uno che è Medusa, che è Mediaset. Per cui quando un regista giovane cerca di portare un progetto per avere la distribuzione, per avere l'antenna, quello che si chiama antenna, cioè il passaggio televisivo, che sono dei gran bei soldi, perché certe volte sono anche 500-600 mila euro che servono per chiudere quello che si chiama pacchetto, perché così vendi il film e per 5 volte passa in televisione, e poi con quei soldi puoi chiudere il film e farlo, realizzarlo, perché certe volte un film in Italia costa 1,2 milioni, 1,3 milioni, per cui se hai 500.000 o 600.000 euro di antenna, quello che si chiama antenna, tu lo puoi chiudere, perché con 600.000 non si riesce a fare un film, sennò diventa un film talmente povero che non hai attori, non hai truppa e così via, per cui a quel punto non riesci proprio a farlo. Quindi da un lato c'è la castrazione, scusate il termine, la castrazione dei dirigenti RAI e Mediaset, che vogliono un prodotto che possa piacere anche alla televisione, quindi devi mediare, e quindi, come dicevo in una recensione proprio su Spigolature, come diceva Stefano Benni, partono montagne e si partoriscono topolini. Perché a furia di mediare, di far piacere a questo, di far piacere a quello, a quel dirigente RAI, a quella distribuzione e così via, porti a casa un brutto film, un film povero, un film limitato. Poi ci sono chiaramente le eccezioni. Quindi per adesso diciamo che in quest'ultimo decennio di grandi registi che sono usciti non ce ne sono.
quelli che cito, cioè i Visconti, gli Antonioni e così via, ci sono dei buoni registi, qualche volta molto televisivi, senza grande fantasia, che producono o confezionano un film che per me, che ho visto un po' di film, mi sembrano già visti o delle fotocopie sbiadite di altri film. Allora, io spero che ci sia anche qualcuno interessato a fare domande, perché per ora lui mi ha fatto, diciamo, pure una brutta sorpresa, nel senso che io speravo che dicesse altre cose per poterlo poi contraddire, invece purtroppo sono d'accordo, nel senso che mi è sembrata una risposta abbastanza triste ma allo stesso tempo veritiera. Ecco, io invece adesso però vorrei dirti una cosa. Non è una provocazione, perché già quando uno dice una provocazione vuol dire che non provoca un accidente, questo è chiaro. Però il fatto che tu dicevi prima, ovvero quello che si fanno dei film ma non c'è più quella varietà di un tempo, e mi citavi Peplum, il cinema politico e cose di questo tipo, può dipendere secondo te dal fatto che in Italia comunque l'influenza della dottrina del Partito Comunista, quindi del realismo fondamentalmente, qui la letteratura è realista, doveva rispecchiare le problematiche della realtà e cose di questo tipo, ha un po' tarpato le ali a certo cinema. Mi viene in mente Dario Argento, che pur essendo di quell'area politica è stato sempre un po' considerato un reietto, oppure quando Loriano Machiavelli ha scritto I primi gialli a Bologna e tutti subito, ah, ma questa non è letteratura per il popolo, cose di questo tipo. Ma questo poteva, scusate, questo poteva essere valido negli anni 50, quando il Partito Comunista aveva un'egemonia culturale, c'era Togliatti, c'erano gli intellettuali del Partito Comunista che condizionavano. Già negli anni 70 il Partito Comunista ha condizionato molto poco, era più fumo che arrosto, nel senso che il Partito Comunista sì, aveva dei registi di riferimento come Maselli, come Loi, come Lizzani e così via, ma erano pochi, erano delle persone che condividevano delle idee e anche per queste idee riuscivano a lavorare. Ma poi c'era tutto un altro cinema che si poteva fare al di fuori dell'egemonia, quella che si chiamava l'egemonia politica della sinistra e così via, pure perché poi alla fine, diciamocela tutta, nel 45, dopo Yalta, Democrazia Cristiana e Partito Comunista si dovevano dividere un po' di potere, già che il PC non sarebbe mai potuto andare al potere, perché a Yalta si erano divisi il mondo e l'Italia non sarebbe mai potuta, il Partito Comunista non sarebbe mai potuto andare al governo con libere elezioni, per cui alla fine la Democrazia Cristiana gli ha ceduto la cultura, così almeno il Partito Comunista si poteva vantare di qualcosa, di avere un'egemonia, che ne so, nelle università oppure nella cultura, nella letteratura e così via. Quindi questa cosa del neorealismo, il neorealismo è stata una cosa fondamentale. È stato fondamentale semplicemente perché l'Italia usciva da una guerra, usciva da noi, cioè noi, i nostri genitori andavano a vedere i film dei Telefoni Bianchi, dove i cattivi erano sempre ungheresi e dove succedevano delle cose strane, però non riguardava mai l'Italia. Poi c'è questo neorealismo che nasce spontaneo, istintivo, con De Sica, con Rossellini, in parte con Visconti e così via, ma c'era una necessità, perché si usciva da una guerra e l'Italia iniziava a voler conoscere il proprio paese, voler sapere che succedeva in un'altra città, che non era solo i finti studi cinematografici di Cinecittà che raccontavano di un'Italia come un po' quella che hanno raccontato per certi versi i film italiani degli ultimi anni in televisione, cioè di un'Italia perfetta, senza crisi, senza problemi, e se c'era qualche cattivo veniva sempre da fuori, non era mai interno, era lo Rom, era lo Zingaro, era l'extracomunitario e così via. Domande, considerazioni, critiche, insulti, cosa dire? Ne abbiamo? Chi c'è prima? Prima le donne, si dice. Posso dire solo un'ultima cosa, scusate, prima, perdonatemi. Quello che volevo dire, però il cinema ha anche un rapporto dialettico col pubblico. Se ci fosse un pubblico che richiede un certo tipo di cinema, è un po' un gatto che si morde la coda, cioè c'è un pubblico che dovrebbe chiedere un qualcosa di più dal cinema. E allora forse il cinema potrebbe permettersi di rischiare qualcosina in più. Se il pubblico è carente, per esempio, scusatemi, perché poi questo non è colpa del cinema, ho portato dei dati statistici degli incassi italiani degli ultimi anni, ve li leggo un attimo solo velocemente.
Allora, la classifica dell'anno scorso ha visto come film italiani che hanno incassato di più, e poi chiaramente in qualche caso viene un po' da ridere, Natalia Beverly Hills, sì. Poi un film modesto ma rigoroso che io, Loro e Laura, e Lara di Carlo Verdone, un film piuttosto modesto pure per lui. Poi Cado dalle nubi, che forse qualcuno di voi non ricorda neanche, di un comico simpatico di Checco Zalone. Poi c'è come ultimo film tra i primi 15 un film necrofilo che si chiama Io e Marilyn di Pieraccioni. Cioè nei primi 15 film di incasso ci sono questi qui. Poi viene Barì al 16° posto, che è un film incompiuto, poi c'è Baciami ancora, e poi Genitori e figli, Agitare bene prima dell'uso, al 20° posto. Poi l'anno prima, e vado velocissimo, l'incasso italiano è stato Natale a Rio, cioè quello è quasi un... Poi Il Cosmo sul Comò, che io non ho visto, credo sia un film... perfetto. Poi c'è, e ci rialziamo culturalmente, Italians di Veronesi, sono due episodi, uno credo con Verdone, un altro non mi ricordo con chi, con Castelletto. E poi l'ultimo film italiano che è incassato nei primi 20 è Ex di Brizzi, quello di genere gli esami, notte prima degli esami e così via. L'anno precedente, e concludo, naturalmente Christian De Sica con Natale in crociera. Poi La moglie bellissima, Una moglie bellissima, sempre Pieraccioni. Poi Grande, grosso e Verdone. E poi Scusa ma ti chiamo amore. Poi arriva al 35° posto l'unico vero bel film nuovo, moderno, di politico, che è Il Divo. Il Divo ha incassato 4,5 milioni ed è al 35° posto. Quindi è sicuramente un dare a avere cinema. Se un film come Il Divo fosse arrivato al 3° posto negli incassi, o Gomorra fosse arrivato al 2° posto negli incassi, probabilmente qualche produttore, pure solo per seguire la scia o la moda, o perché dice forse mi ritornano dei soldi, forse avrebbe investito qualcosa in più. Calcolate che nel 1945 il film che al primo posto, 45, era Roma città aperta. Nel 1961 il primo film come incassi era Rocco e i suoi fratelli di Visconti, poi veniva La Ciociara di Vittorio De Sica, poi un gran bel film minore, ma un gran bel film, che è Tutti a casa di Luigi Comencini, poi un altro piccolo film molto delizioso che è Crimen di Mario Camerini, poi Il Gobbo di Carlo Lizzani. E per ultimo, se noi vediamo nel 1970 un film molto bello di un regista che ha fatto sempre lo stesso film, ma lui volutamente, che è Nell'anno del Signore di Gigi Magni, al primo posto. Al secondo posto c'era I Girasoli di De Sica, che non era un gran film, però insomma. Poi c'era un film buffo ma carino, anche con una critica di costume, che era Il Professor Guido Tersilli, e così via. Poi al quinto posto, indovinate, c'era La caduta degli dèi. Immaginate un film di Visconti, La caduta degli dèi, se esce oggi. Lo prendono per un film del Burkina Faso o dello Yemen settentrionale, e va direttamente nella sala 3 di un cinemino con 12 posti praticamente. E poi dopo La caduta degli dèi c'era un altro film di soldi che era Amore mio aiutami, non so se ve lo ricordate, con Monica Vitti. E poi al settimo posto Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto di Elio Petri, sceneggiatura di Ugo Pirro. Poi al nono posto, tanto per buttarla lì, perché Metello di Mauro Bolognini. E all'11° posto Dramma della gelosia, tutti i particolari in cronaca. Diciamo che ci hai steso con questi dati. A parte Il Divo, su cui potremmo discutere per delle ore, però ci sono le domande, eh? Adesso. Ma parlo forte. Allora volevo una cosa banale, anche se volete. Io non sono una grossa amante del cinema, del film, eccetera, anche perché sono vecchia e sono rimasta ai film di Buñuel, che io un po' pesi, però adoro. Io adoro La Via Lattea, peso finché vuole. Però a me piace moltissimo, l'ho visto 4, 5, 6, 7 volte. Ora, ma non era tanto questa la domanda. La domanda è questa.
Mi fa piacere che lei abbia citato indagine su di un cittadino al di sopra del mio sospetto. Ecco, io vorrei chiedere questo. Al di là della trama del film molto bello, a mio avviso mi è piaciuto molto, però voglio dire, al di là del racconto, anche perché parlavo prima con la signora, io non riesco molto a recepire il linguaggio cinematografico. Il mio tipo di preparazione è di tipo libresco e quindi il linguaggio cinematografico più di tanto non mi entra. Però io voglio chiedere questo. Secondo lei, indagine su un cittadino, Todomodo, il caso Mattei, che per me sono tutti film molto belli, riescono a entrare nelle persone, cioè voglio dire a far riflettere le persone, o una volta usciti dalla sala cinematografica tutto ti scivola addosso e vabbè, ho visto un bel film, ho visto un bel attore, ho visto una bella attrice, ho visto una Florinda Volkan tutta così, però da un punto di vista, come dire, non dico politico, ma da un punto di vista etico, sociologico, tutto quello, non lo so, non lo saprei dire, non mi so esprimere, non sono un esperto in queste cose, ma possono entrare dentro, cioè servono. A me per esempio ho visto Mediterraneo anni fa, a me è piaciuto molto, mi è entrato anche molto. Vuol dire, questa cinematografia, la cinematografia, il tipo di linguaggio, il tipo di film, il tipo di cose che vediamo ora, possono servire a modificare, quantomeno a incidere sulla società? A parte, non parlo dei film, cioè quelli non li guardo, solo per chi uomo. Quello l'ho già visto 10 volte, ma c'è insomma tutti abbiamo una vena di donna in noi, vero Letra? Però insomma, a parte queste così che le vedi come potrei vedere Western Soda, insomma, ecco, le vivo allo stesso modo, allo stesso livello. Ecco, quello che mi interessa è il film serio, quello che io ritengo serio, può incidere, può influire sul cambiamento della società? Western Soda è un film molto serio. Sì, io avrei 2 domande. Mi rifaccio alla prima parte del suo intervento, quando ha detto lo scadimento un po' anche culturale dei film con il passare del tempo. Cioè, secondo lei, ad esempio, il filone dei film di Nanni Moretti, cioè, a mio parere sono dei film di politici e di denuncia che ritengo validi. Adesso, questa è la prima domanda. La seconda non ha da fare direttamente col film. Io non sono un esperto, io non ho ben presente come avviene la distribuzione dei film. Io ho fatto fatica a vedere un film, sì che ho visto delle recensioni più che buone, e il film è Katyn, che qui a Ferrara l'ho preso per caso. Katyn, sì, proprio per caso, ma lì c'è forse ancora un qualche condizionamento ideologico nella distribuzione dei film. Allora, vediamo se mi ricordo tutto. Allora, prima di tutto, sì, il problema è che ti rimane qualcosa dentro, è il problema individuale. Cioè, a lei può piacere un film, a me non può piacere, e viceversa. Quindi quello che ti rimane dentro è del tutto soggettivo, questo da un punto di vista oggettivo. Invece, da un punto di vista estetico, che cosa mi può piacere? Può piacere a me personalmente qualcosa che io non prevedevo che succedesse nel film.
capire qualcosa di una psicologia di un personaggio che non mi aspettavo. Allora, se un personaggio è fatto a tutto tondo, cioè tutto cattivo, tutto buono, vuol dire che è sbagliato, semplicemente. Può pure piacerci, ma è sbagliato. Pure citavamo prima con lui per scherzo Casablanca, no? Dove Bogart è sempre buono, ma i personaggi, come la vita di tutti i giorni, noi non è che piangiamo tutti i giorni o ridiamo tutti i giorni, siamo felici tutti i giorni o siamo tristi tutti i giorni. Per cui la vita, essendo una serie di cose, anche di contraddizioni, anche in un film, nella psicologia dei personaggi, dobbiamo vedere un qualcuno e poi all'improvviso questo qualcuno ci deve stupire perché ce l'aspettavamo in una maniera e poi invece caccia un lato scuro o caccia un lato gioioso, mentre prima ci aspettavamo che fosse malinconico. Quindi un bel film a livello così narrativo, drammaturgico, e non deve essere prevedibile. Per non essere prevedibile mi deve semplicemente stupire. Ma può essere pure un film di basso, diciamo, come ricerca estetica, però mi deve stupire. Se io già so, e purtroppo questo è un mio limite perché avendo visto un po' di film alla fine faccio subito i paragoni o i reframe con altri film e così via, se di un film già so come va a finire o se so che quel personaggio è troppo prevedibile, quindi è scritto male, è scritto in maniera televisiva, per esempio, qual è la differenza tra cinema e televisione? Perché per me c'è una grossa differenza. Infatti un tempo, quando si parlava di cinema negli anni Ottanta con Ettore Scola, si inventò il termine cinema-cinema per alternarlo a quello del cinema che ha un taglio molto televisivo. Allora, qual è l'approccio? Se tu vai a vedere un film al cinema, non è strettamente necessario che ti attragga nei primi 2-3 minuti, perché tu devi aspettarti 2 ore di visione, per cui può arrivare pure un attimo dopo lo stupore o il plot della storia. In televisione, se i primi 2-3 minuti non ti prendono, o se non ti prendono gli ultimi 10 secondi prima della pubblicità, tu cambi. Infatti sono due scritture completamente differenti, perché da un lato tu devi avere televisivamente devi scrivere una cosa che deve interessare i primi 2-3 minuti, perché così puoi sapere che cosa succede, poi rallentare, abbassare il livello per poi dopo lasciare un punto interrogativo prima della pubblicità, in modo tale che o tu aspetti proprio impaziente e ti vedi anche la pubblicità, oppure hai paura di girare ogni tanto o fai zapping, così. Al cinema non è la stessa cosa. E poi si pensa che il pubblico televisivo abbia 12 anni. Che cosa succede nelle storie televisive, quindi anche quelle cinematografiche? Che fanno i riepiloghi per farti ricordare che forse ti eri distratto un attimo perché hai squillato il telefono, perché sei andato a bere un bicchiere d'acqua, allora ti fanno il riepilogo di quello che è successo. Al cinema quello non lo puoi fare. È sbagliato, perché tu sei lì 2 ore, sei uno spettatore che si aspetta qualcosa, stai in un luogo buio e stai vedendo qualcosa. E quindi lo vedi fino alla fine. Questo da un lato. Quindi questa è la seconda cosa. Poi se può cambiare la società il cinema, questa la risposta è nella storia stessa del cinema. Cioè negli anni 50... più del Partito Comunista, più della letteratura italiana o della narrativa italiana, il cinema ha raccontato alla gente com'era l'Italia, le ingiustizie d'Italia. Tant'è vero che Andreotti disse la famosa frase: i panni sporchi si lavano in famiglia, nel senso non si devono fare dei film un po' come oggi, insomma, poi le cose tornano sempre più o meno con altri colori, ma le storie sono sempre quelle, ritorni sempre l'eterno ritorno e così via. E quindi questa era la seconda risposta. Poi non so se mi chiedevo, quindi io credo che un film come Salvatore Giuliano di Rosi o un film come Mani sulla città sul massacro di Napoli con un grande Rod Steiger ha dato più voti al Partito Comunista per certi versi, o alla sinistra, o perlomeno ha cambiato un poco la mentalità degli italiani, come pure può averlo cambiato Il Sorpasso per certi altri versi, o Una vita difficile di Risi e così via, che non un libro dell'epoca. Il cinema ha supplito la letteratura perché è stato
più importante il cinema negli anni 50-60 che non la letteratura italiana. Questo, per quanto riguarda invece Moretti, io sono un po' ondivago, nel senso qualche film mi piace, qualche film non mi piace, e non lo reputo un regista politico, anche se parla di politica, perché il Caimano io l'ho reputato un bruttissimo film, sinceramente. Cioè, un film politico richiede certe cose, cioè richiede delle regole, secondo me. O le stravolgi proprio, come nel Divo, che a me è piaciuto molto, oppure devi fare un cinema politico come era quello di Rosi, per l'appunto, o quello di Petri, tranne qualcosa come Todomodo, che era veramente pesante già all'epoca, figuriamoci a vederlo oggi. Perché molto spesso il cinema politico ha un grosso difetto, quello che dicevo prima con lui, non so se riesco a spiegarmi, che visto, se noi vediamo un film politico degli anni 60, spesso, cioè ambientato negli anni 60, come quel film di De Maria che adesso citavamo, La prima linea, noi andiamo a vedere dei film dove ci sono delle risposte senza la domanda. Cioè, come se noi passassimo davanti a due persone che stanno parlando, cioè la storia di un film, ascoltiamo una risposta ma non sappiamo che domanda ha fatto. È la stessa cosa nel cinema: se tu non contestualizzi l'atmosfera, non fai capire quali sono le radici del terrorismo o le radici di un'insoddisfazione sociale e così via, ma dai soltanto il risultato finale, la rapina in banca o roba del genere, a quel punto tu spettatore, soprattutto se sei giovane e non hai vissuto quegli anni, non puoi capire nulla. Vedi un film, potrebbe essere un politico, come potrebbe essere un bandito, come potrebbe essere un pazzo che fa una rapina o assalta un carcere per liberare la ragazza, potrebbe essere Pierrot Le Fou, potrebbe essere qualsiasi altra cosa e così via. Quindi Moretti, insomma, per me è un divo, nel senso, quando fa un certo tipo di cinema come La messa è finita, che è un vecchio film, quello mi piace, perché mi piace pure un po' quell'ex sua forma di moralismo politico. Caro Diario, anche se sinceramente io non riesco a capire come, questo è un mio limite, come lui, Moretti, con un film come Caro Diario, sia amatissimo da attori, da registi americani, francesi, quando invece mi sembra un film, come dire, confezionato non benissimo, quasi volutamente superottista, come se fosse una prosecuzione del superotto con cui lui è partito. Infatti, quando io sento un'attrice che io stimo di più europea, che è Juliette Binoche, che dice: io l'unico regista italiano con cui vorrei lavorare è Nanni Moretti, se mi chiama corro, e sappiamo che Juliette Binoche è difficilissima da prendere come attrice, al di là del costo, proprio perché è estremamente selettiva, o quando dei registi americani dicono Moretti è un grandissimo regista, quando a Cannes vince come premio come miglior regia, io rimango basito. Nel senso che posso dire mi piace come film e gli do un premio come film, ma non come regia, perché come regia non ci sta con Moretti. La macchina da presa, tecnicamente, scusate il tecnico, è fissa, non ha estetica, cioè non ha dolli, non ha carrelli, non ha piani sequenza, non ha nulla che è quello che si chiama cinema, è quasi televisivo. Poi quello che ci mette dentro è poi lui ha una grande abilità, qualsiasi cosa che dice diventa oro, una parola, una battuta tipo di qualcosa di sinistra, per dire, geniale come cosa, o altre battute che lui ha messo nei film sono geniali, quindi vuol dire intelligenza, acume, intuizione e così via, sintesi e così via, però non lo riconosco, non lo ricordo come un regista politico, è un regista contro un certo tipo di potere. Ma pure Aprile di per sé, uno che va sulla Lambretta e poi si fuma una canna mentre sente Fede che dice che Forza Italia ha vinto le elezioni e così via, mi sembra un po' che esuli da quello che dovrebbe essere, oppure lo porta alle estreme conseguenze come Il Divo, non so se l'avete visto, se non l'avete visto vedetelo perché è veramente un grande film, a lui non è piaciuto, immagino, e così via. Io l'ho trovato la modernità, cioè il grottesco portato all'estremo. No, sul Divo, perché io avevo visto tutti i precedenti film di Sorrentino e avevo amato tantissimo i primi due, poi dopo invece mi è caduto. Ma no, c'era l'altra cosa del Signore, su Katyn, non so, tu.
Allora, io l'ho visto, ma non è quello il problema sul giudizio del film, non è stato distribuito. Io non credo, pur essendo io poi, voglio dire, una persona, cioè, sono schierato politicamente ma anche eretico rispetto alla mia parte, io non credo che sia una questione politica, e che, se non ricordo male, è un film di un regista polacco che si chiama Wajda, che è l'autore di due famosi film degli anni addietro che si chiamavano L'uomo di marmo e L'uomo di ferro, che era il seguito, cioè film di 3 ore dove nell'Uomo di marmo si vedeva un documentario sui muratori sovietici, una cosa del genere, dove c'era uno che per 20 minuti costruiva un muro, stacano, quelle cose lì, insomma. Quindi forse più che politica la paura era di altro tipo. Però devo dire che, per esempio, 2 anni fa al liceo Roiti, io sono insegnante di liceo, non ero lì però quell'anno, l'hanno proiettato in un'assemblea d'istituto, quindi un po' ha girato, probabilmente è il discorso che faceva poi Domenico, insomma, è poi il pubblico che vuole vedere qualcosa e obiettivamente chiede. No, secondo me non c'è un altro tipo di discorso, perché il film come Katyn si lega a un dibattito anche che c'è, vabbè, è un film polacco e riguarda una sensibilità polacca. Perché dico film polacco che riguarda una sensibilità polacca? Perché si tratta, per chi non lo sa, della storia di fosse comuni in cui furono seppelliti buona parte degli ufficiali polacchi, solo ufficiali, ma in realtà poi ci fu anche altro, catturati dai sovietici nella Seconda Guerra Mondiale. Queste fosse vennero scoperte prima della fine della Seconda Guerra Mondiale dai nazisti e attribuite direttamente ai sovietici. E i sovietici gli mandano la palla dicendo: no, sono fosse riempite di prigionieri polacchi in mano ai tedeschi. Quindi c'è un dibattito storico attorno a questa cosa, che non è stato del tutto chiarito. Chi sia stato di fatto il vero assassino di Katyn non è del tutto chiaro, anche se molte delle prove protendono verso i sovietici. Ma questo genere di film, secondo me, si lega ad un altro genere di film tipicamente italiano. Mi ricordo Porzius, ad esempio. Porzius è una storia molto particolare. Sulle foibe, è sulla partigiani bianchi e rossi. Esatto, lo scontro sì. Muore anche nel fatto di Porzius, il fratello di Pasolini. È lo scontro tra partigiani bianchi e rossi al confine tra Italia e Jugoslavia. Quindi un problema abbastanza denso, no? Partigiani bianchi che difendono il territorio stanno dalla parte del governo italiano, quello non che stava di Salò, ovviamente quello che sta giù a Roma, e partigiani rossi che rispondono direttamente al comando Titino, però stanno in territorio che dovrebbe essere italiano. Lo scontro, tra questo scontro di guerra, che non è più insomma una guerra tra partigiani e tedeschi, anzi è già oltre la Seconda Guerra Mondiale, è uno scontro politico tra partigiani rossi che inseguono l'idea di rivoluzione filo-jugoslava e partigiani italiani che inseguono invece un'idea nazionale. E questo si inserisce in un dibattito storico abbastanza vivo ancora, anche se lo vediamo assopito in televisione, ormai i programmi sulla storia, soprattutto sulla Seconda Guerra Mondiale, ormai sono quasi tutto spariti. Rimane Paolo Mieli. Ci rimane qualcun altro. Io sono convinto che questo genere di film che buttano sul tavolo delle problematiche significative per quanto riguarda l'oggi, perché parlare dei fatti di Porzius significa poi anche analizzare tutto quello che è venuto dopo i fatti di Porzius, no? Qualcosa di molto vivo, che sono le foibe, ma non sono solo le foibe, c'è tutto il problema dell'Istria e quello che è avvenuto in Istria dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Ma se noi parliamo di Porzius, ad esempio, non possiamo non finire a parlare di quello in un dibattito. Allora, un film come quello e un film come Katyn, in realtà alla fine creano dei problemi. Sono film che è meglio, come dire, è bello farli, ma è meglio non vederli. È meglio evitare di porsi delle domande attorno a questi film. E faccio un ultimo esempio. Dopo ti contesto. Lo so. Per contestare lui devo contestare. È giusto, ma è una cosa intendendo apposta.
Faccio un altro riferimento. In questo caso prendiamo un premio Oscar, La vita è bella, film che è stato considerato magnifico, ma io mi domando, per chi solamente si interessa un po' di storia, ma secondo voi un campo di concentramento è come ci viene descritto La vita è bella? Ma stiamo scherzando? Ma ci domandiamo per caso come tra 20 anni ragazzi che non saranno abituati più a leggere i libri di carta interpreteranno il campo di concentramento? Se andranno a vedere La vita bella penseranno che è quello il campo di concentramento? Un ragazzino, come qui hanno dimostrato La vita bella, all'interno di un campo di concentramento nazista, di sterminio, aveva una vita che andava tra i 5 minuti e i 10 minuti. 5 minuti se era molto piccolo e finiva direttamente dentro l'ospedale una fossa con un fuoco acceso, lui e la madre magari. Se era più grande, campava un po' di più. Ma stiamo scherzando? Eppure c'è in quello stesso periodo un altro bel film che è 3D, che secondo me è molto bello, molto surrealista, non ti piace, lo so, e ti rimando la palla, che è 3D, film molto surrealista, che non gira, non passa. Eppure tratta di una comunità ebraica all'est che, come dire, si inventa per poter scappare dagli stemmini che stanno venendo attorno, si inventa un treno che sta di deportati, quindi una parte di questo paese si veste da tedesca e l'altra parte da deportati, cercano di passare il confine con questa invenzione, poi alla fine scopriranno un altro treno con il... non dico come finire, però è molto surreale. Allora, la scelta di Trandevi di raccontare un aspetto dello sterminio usando un canone, di lettura della situazione ben diverso da quello, anzi similare, per tanti aspetti ben diverso, similare a quello della vita bella, cioè surreale, diventa però in realtà molto più reale, no? Corrispondente. I problemi che pone Trandevi all'interno del film di cui si parla sono più reali di quelli che noi troviamo nella vita bella, eppure noi osanniamo La vita bella. A me piace tantissimo lui come attore, come regista e tutto il resto, ma il film, da un punto di vista educativo, da un punto di vista didattico, da un punto di vista storico, è profondamente sbagliato. Prego. Anche se possiamo dire che con Benigni c'è licenza poetica, nel senso che io non vado a vedere un film sui campi di concentramento, dico vado a vedere La vita è bella. Io mi pongo dalla parte dello spettatore. Sorlen diceva, in un vecchio libro, diceva che è interessante vedere sì l'occhio del regista, ma è da domandarsi che cosa percepisce lo spettatore che sta dall'altra parte. Allora, se il messaggio del film magari esteticamente molto interessante, ma quello che arriva allo spettatore, che recepisce passivamente l'immagine che vede, allora può essere dirompente, no? È chiaro che noi non possiamo valutare l'impatto sugli spettatori, noi possiamo qui guardarsi un film, cioè ognuno di noi potrebbe avere un'impressione completamente diversa e io, analista storico, non posso valutare l'impatto immediato, lo posso valutare magari fuori, con un'altra camera, però è quello dirompente. Che cosa rimane? Un film è una grande mina, a mio parere. Poi parliamo anche di... Sei fissato con le mine, Sì, mi viene in mente queste cose qua, sono fatte... L'aneddoto è poi che il regista di Trandevi aveva mandato la sua sceneggiatura a Benigni per sceglierlo come attore protagonista e lui non l'ha accettato e poi dopo casualmente ha fatto un film su quel tipo di stile, diciamo, dove poi in Trandevi la cosa bella era il fatto che gli ebrei che facevano finta di essere nazisti, mentre fanno i nazisti lo diventano. Questa è la cosa forte. E l'ebreo diventa vittima del cugino, dell'amico, del villaggio, perché uno in persona con la divisa nazista è il cattivo e gli altri fanno le vittime e così via. Poi credo che il finale è meglio non dirlo. No, però per contestare Gianluca solo, e poi ho una cosa che però si lega a questo e che può riguardare l'esperienza anche proprio di frequentatore del mondo del cinema, di Domenico, che ci interessa quanto le sue idee. E la differenza secondo me in realtà è questa, che Porzus è un film di Martinelli. Martinelli è un regista secondo me esecrabile per un motivo, perché è un cerchio bottista, ha fatto film di sinistra,
sul caso Moro, complottistico, cos'è, la piazza delle 5 lune, ha fatto film filoleghisti, adesso tipo Il mercante di pietre, che però è un film che aveva qualcosa da dire, per carità, e poi ha fatto Porzus, che ha fatto molte polemiche all'epoca, ma aveva girato come film, è circolato e si è visto comunque, non tantissimo, però non era il film polacco del regista che aveva L'uomo di marmo sulle spalle, secondo me ha contato anche quello, magari fosse come dici tu, magari fosse per un non dibattito storico-politico, perché secondo me non ci si arriva neanche a quel livello purtroppo in Italia, lo dico da insegnante di storia, queste sono parti in causa. E poi Domenico anche penso che voglia intervenire su questo, poi ci saranno anche le domande, ma oggi Domenico, per fare un film che ci vuole? Perché io ti chiedo questo, ho visto recentemente due tipi di film, quelli di un regista che è Federico Zampaglione, che è il cantante di un gruppo rock, Tiro Mancino, non so se sì, insomma, già abbastanza giovane, vabbè, l'ultimo secondo me è qualcosa di vergognoso, solo che sia stato fatto. E poi io, questo lo conoscerete tutti, vi cito i due film di Franco Battiato, di cui uno secondo me si chiama Musicanten con la K, sulla vita di Beethoven, secondo me è perfetto, perché se voi volete litigare con qualcuno, moglie, figli, fidanzate, voi vi fate avere Musicanten e sapete, questo prende e si sbatte la porta, perché è una roba a mio avviso fuori da ogni logica di Dio. Poi magari a loro è piaciuto e faccio anche una figura terribile, però appunto chi fa i film? I registi famosi, perché sono famosi e hanno la storia, gli improvvisati cantanti e magari altri che avrebbero potenzialità, no? Allora, volevo concludere prima il discorso di prima. Le vie della distribuzione sono infinite e imprescrutabili, nel senso che non sai perché viene distribuito. In genere vengono distribuiti film americani semplicemente perché hanno i divi e così via, o perché c'è un ritorno da un festival. Per quello che riguarda Porzius, Porzius era un film che non aveva incassato nulla, già che parlava male dei partigiani. Il signor Ferrara, che all'epoca era direttore di Panorama, fece un imballaggio pubblicitario su questo film e dopo neanche un mese vendette la cassetta con il Panorama. Per questo se ne parlò, perché per cavalcare, diciamo, la solita cosa contro i partigiani, eccetera, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda la distribuzione, queste cose sono veramente misteriose, come ho detto prima, nel senso che ci sono dei grandi film che non vengono distribuiti e viceversa, ci sono dei film che in Francia, per esempio, incassano tantissimo e non arrivano proprio in Italia. Cioè in Francia vengono prodotti qualcosa con più dei film italiani, circa 120. Di questi 120 sicuramente, io ho portato delle classe, dei box office della settimana scorsa, e praticamente ci sono 6 film francesi nei primi 10 di incasso, no? Tra cui Potiche, quello che è arrivato pure adesso in Italia con Catherine Deneuve, Lucchini e Depardieu. E di questi film poi, dei film francesi ne arrivano 3-4 in tutto in un anno. Allora per quale motivo, se in Francia ha incassato, non so, 10 milioni di euro, perché molto spesso i distributori vanno, come fanno a prendere un film un distributore straniero? Va a Cannes a comprare film, al Festival di Cannes o al Festival di Berlino, poi dipende pure da quanto costa un film, se gli conviene comprarlo oppure teme di non incassare. E quindi certe volte dei buoni film non vengono comprati perché reputano costosi, per cui molto spesso diciamo che metà dei film che potrebbero arrivare in Italia non arrivano, tanto è vero che arrivano 3-4 film francesi, 2-3 film inglesi e così via. Per quello che riguarda invece la realizzazione di un film, chi fa i film? E questa è una cosa misteriosa, perché se voi prendete pure dei grandi registi italiani, per grandi, diciamo, quelli che hanno vinto l'Oscar, tanto per dire, per uno è stata una iattura, secondo me, per Salvatores, perché a quel punto si è pensato che fosse un regista da Oscar, quando invece è un regista medio, e quindi ci si aspetta sempre qualcosa in più. Lui ha la forza di fare quello che può, senza presunzione, spocchie, per cui fa dei film che io vado a vederli e poi sembrano i film o televisivi o graziosi, un termine terribile per definire un film, carino, grazioso, cioè, ha degli occhi molto espressivi e così via. Tornatore, che è indiscutibilmente forse il più grande regista italiano, fa un film ogni 4-5 anni.
Perché? Perché non è lei? No, perché penso che abbia anche lui problemi. Perché lui film, perché un film... Allora, calcolate questo, in Italia un film medio costa sotto i 2 milioni di euro. Voi dite che perché cifra? In realtà non è una cifra da morti di fame, tra virgolette. In Francia un film medio costa tra i 6 e i 7 milioni di euro. Che vuol dire? Non è che i soldi rendono più bello un film, ma i soldi permettono di avere uno sceneggiatore migliore, un direttore della fotografia migliore, puoi avere degli attori migliori. Invece di girare in 4 settimane, che è la povertà del cinema, o in 5, puoi girare in 8 settimane, quindi puoi anche modificare delle cose mentre giri un film, puoi cambiare idea e hai pagato una location e non la utilizzi perché ci pensi su. Oppure non hai voglia di girare quel giorno, cosa che può capitare in Francia, un regista non si sente di girare, il produttore si affiducia in quel regista e gli dice, ma anche in Italia è capitato con Calo Pressi per l'appunto, è capitato, dice, beh, oggi non mi sento proprio di girare, cosa che può capitare, va bene, truppa a casa, la paghiamo lo stesso, recuperiamo di un giorno. Se si va a fare un film, come spesso capita in Italia, riprese 4 settimane, si gira 5 giorni a settimana, perché non si gira il sabato e domenica, tranne se non sei fuori dalla città di Roma o di Milano, praticamente giri in 20 giorni. In 20 giorni, detto in maniera proprio brutale, se un film dura 100 minuti, tu devi portare a casa un montato, cioè quello che poi si verrà montato, di 5 minuti al giorno. 5 minuti di montato al giorno di un film significa che tu una scena, quando la giri, la puoi rifare anche 20 volte. A me è capitato una volta di girare una scena 30 volte perché l'attore non riusciva, perché la fotografia non veniva bene o perché c'era un motivo e così via. Quindi se non puoi girarla 30 volte, la devi girare 4 volte, devi dire buona la seconda. E non è buona, è passabile. Poi sei insoddisfatto e poi devi portare 5 minuti, quindi dovresti girare qualcosa come 20-30 minuti di pellicola in un giorno per montarne 5, perché il rapporto è comunque di 1 a 6, 1 a 7 con il girato, cioè vuoi girare, uno gira 35.000 metri di pellicola, che è il metraggio normale piccolo, e monti 2.300-2.500 metri di pellicola. Quindi una proporzione di meno di 1 a 10, più di 1 a 10, 1 a 12, 1 a 13. Se tu giri un film in velocità, non puoi fare attenzione che l'attore ti dà la scena migliore, perché certe volte la devi ripetere 10 volte. Quindi quando un film costa poco, per chiudere qui, quando un film costa poco, e tranne se non hai un colpo di fortuna o è un geniale regista o è geniale l'idea, ma hai un mediocre sceneggiatore, devi girare velocemente, il direttore di fotografia forse non è all'altezza per dare delle atmosfere, perché immaginate una fotografia dove, non so, si mette la luce sparata come si fa in televisione per i telefilm, si spari la luce, o le soap opere, spari la luce in alto verso il soffitto e giri tutto. E dove stanno le profondità? Dove stanno gli chiaroscuri? Dove sta la luce perfetta che entra dalla finestra e si assomma con quella che sta all'interno? E queste cose noi ce ne accorgiamo. Chiunque, pure la persona più analfabeta del mondo che va al cinema, ha una tale cultura di immagini, pure non perfetta, ma perché ha visto 3.000 cortometraggi, ha visto 3.000 film in televisione, ha visto dei telefilm e così via. Per cui conosce molto più che non un racconto, conosce molto di più il linguaggio cinematografico. E quindi quando va a vedere un film dove non ci sono colpi di scena, dove il film è povero, dove gli attori sono modesti, che cosa deve fare? Perché in Italia un film normalmente dovrebbe costare, oggi come oggi, circa 4 milioni di euro. 4 milioni di euro non si trova in Italia. C'è gente che ci mette, questo film ultimo che ho recensito, che adesso non mi ricordo, quello che dobbiamo ancora pubblicare, è Una vita tranquilla, che non è male, con un bravo Servillo, Tony Servillo. Bene, quella è una sceneggiatura del 2003, vincitrice di un Solinas, o 2001 o 2003. Cioè, questo è un film che ci ha messo 7 anni per essere fatto, o 9 anni per essere fatto. Ci sono i francesi, ci sono i tedeschi, ci sono gli italiani nella produzione. Immaginatevi che complicazione per trovare una coproduzione dove ci sono i tedeschi, i francesi e gli italiani.
Voi dovete pensare, e chiudo qui questa cosa, c'è un finanziamento pubblico che si chiama FUS, che è il Fondo Unico dello Spettacolo. Nel Fondo Unico dello Spettacolo c'è il cinema, c'è il teatro, c'è l'opera lirica, c'è il circo, ci sono i musei. Sapete quanto è il FUS italiano quest'anno? 340 milioni di euro, cioè con 340 milioni di euro, che poi tolte delle tasse, delle cose in realtà come potere vero, reale, c'è un articolo che ho portato del Sole 24 Ore, sono intorno ai 180 milioni di euro, cioè quanto due volte che compri un giocatore del Milan, praticamente, un campione del Milan. Con 180 milioni di euro reali, noi facciamo l'opera lirica al Teatro di Milano, facciamo, intanto è vero che oggi c'è lo sciopero dei teatri lirici, dei teatri, dei musei, tutto oggi. Per cui, con questa cifra qui, si fa per un anno intero, una nazione che ha un certo prestigio mondiale a livello culturale, si fa tutto il teatro italiano, tutto il cinema italiano, tutto l'opera, tutto il teatro dell'opera, i circhi e via dicendo, tutto quanto. In Francia, solo come finanziamento del cinema, ci sono 540 milioni di euro. Va bene? Quindi già da questo si può capire perché un film in Francia si monta più facilmente, un regista può fare un film ogni anno e mezzo, e invece in Italia un regista ci mette 3-4 anni per fare un film. Perché i film costano. Perché gli italiani comunque si sono abituati bene in certi alcuni registi, per cui si sprecano anche tante cose. Voi, non so se passate, quando siete a Roma, se passate per Roma, si trovano i set, i pullman, i camion, ci stanno 4-5 camion fermi lì per gli attrezzisti, per i truccatori, con 50 persone che stanno lì ad aspettare che succeda qualcosa, e quelli sono costi, perché un costo di un film, oggi come oggi, medio minimo, sono 150.000 euro a settimana, tolti gli attori, tolto il montaggio, cioè 150.000 euro a settimana è il costo troppo, di una media di 25-30 persone, che è quello che è. E quindi questi soldi, prima che li trovi, perché poi devi trovare il finanziamento dello Stato, ci metti un anno per avere un finanziamento dello Stato se te lo dà. Per quel finanziamento non può essere mai del 100%, ti dà il 40%. Se fosse un paese normale questo, dice c'è una distribuzione televisiva o di Mediaset, va bene, allora noi diamo un finanziamento, però contemporaneamente, già che ci crediamo, gli diamo anche l'antenna televisiva e gli diamo anche una distribuzione, perché se gli abbiamo dato dei soldi, non possiamo dire io ti ho dato dei soldi, vai. No, ti do anche la distribuzione, ti do anche l'antenna e così puoi portare a termine un film. Un tempo in Italia, fino agli anni 70, c'era il cinema statale, quello dell'Istituto Luce. Negli anni 70 l'Istituto Luce si è venduto tutte e 150 le sale che aveva a livello nazionale. Allora, se tu hai il finanziamento, la distribuzione, l'antenna per cui si vedrà in televisione, c'hai le sale per vedere, allora c'è già un tutt'uno, c'è una cosa normale. Se invece devi arrancare di qua e di là, è complicatissimo. Calcolate che mediamente, da che un autore incomincia a pensare con uno sceneggiatore, voglio fare un film su questo, a che si scriva un soggetto, che lo porti a un produttore, il produttore ti dice va bene, e inizia a scrivere un trattamento, dal trattamento si passa alla sceneggiatura, dallo sceneggiatore, passano come minimo 4 anni. Diciamo che siamo a riposa in pace, quindi, per il cinema. Chiedo scusa, e quindi un'idea che ti è venuta con i tempi che corrono oggi, veloce, un'idea che è valida 4 anni fa, oggi è vecchia. Una storia che tu hai pensato 4 anni fa, perché pure se originale è nell'aria, te l'ha rubata indirettamente, involontariamente, perché ha rubato un rumeno, un ceco, un coreano, un francese. Per cui tu vai a fare un film e dici, ma io questo film già l'ho visto, perché l'idea è lo stesso. Pensate, per fare un bellissimo Pinocchio, no? Che ha fatto Benigni. Bene, Spielberg aveva fatto un film simile con il bambino robot. Poi Occhio Pinocchio l'ha fatto Muti. Poi l'aveva fatto un altro, pure Alessandro Benvenuti, sempre su Pinocchio. Quindi immaginiamo, facciamo finta che io adesso mi viene in mente di fare un film su una cosa. Ci passano 5 anni. Se quell'idea è vera, è valida, gli è venuta pure a Spielberg anche meglio.
Gli è venuto pure un regista coreano, anche meglio, perché tutti leggiamo i giornali, tutti leggiamo internet, tutti sappiamo tutto, le idee sono quelle e così via. Per cui tu pensi un'idea per un film oggi, poi lo vedi con la televisione, lo vedi con questo, lo vedi con quello, alla fine, pure se hai tutte le migliori intenzioni possibili, esce un prodotto mediocre. Questo è quello che succede in Italia, all'estero non lo so. Prima di eventuali domande, lui adesso mi ha fatto un regalo, nel senso che poi è una palla avvelenata. Mi ha citato Occhio Pinocchio di Nuti. Ma tu non sai cosa hai fatto, perché io questo film lo vidi a Capodanno del 94 quando uscì, perché io avevo esattamente nel 94, quanti anni Gianluca? 94. 90, quanti? Pochi, e non mi ricordo quanti ne avevo, però secondo me eravamo, essendo del 77, fate un po' voi conti, e eravamo rimasti fuori da una festa, non so, una cosa di questo tipo, e io e un mio amico andammo a vedere la sera dell'ultimo dell'anno Occhio Pinocchio di Nuti. Ma infatti è stata la seconda parte della serata quella, però non è riuscito. E questo film poi fu la rovina di Nuti, ti ricordi? Adesso è in carrozzina, tra l'altro. Cos'è? Allora, no, poverino, perché mi dispiace, anche se era da vita, nel senso che l'ho conosciuto, era veramente un emerito stronzo, ma scusatemi la volgarità, ma tolto questo, è stata la sua maledizione, perché è un film in cui lui è andato in tilt, lo possiamo dire perché lo sanno tutti, era alcolizzato, per cui quello che gli è successo semplicemente è caduto a terra, alcolizzato in casa, ha battuto la testa, per cui è sulla sedia a rotelle e non parla, quindi poverino lui, speriamo che si riprenda, anche se sono 4 anni che sta in questo stato. E in quel film lui è del tutto impazzito, per cui ha cambiato location, ha cambiato cosa, ha fatto spendere a Cecchi Cori qualcosa come 15 milioni di euro di oggi, praticamente, e lo stava facendo saltare, per cui lui ha chiuso, nel senso che Cecchi Cori, che aveva dei papà pure, perché era ancora vivo il padre, gli ha chiuso tutti gli altri film che aveva, per cui lui poi si è dato all'alcol completamente e così via. Ma un altro caso del genere è stato Celentano quando Yuppie 2 è stato un successo, John Lui è costato 25 miliardi dell'epoca, cioè una cifra che ancora oggi è cospicua, non è, ma perché lui è giustamente, come una volta credo abbia detto Bucca, è un cretino di talento, e in realtà è vero, lui è veramente un cretino, ma con grande talento, perché Yuppie 2 per esempio è un film conosciuto in tutta Europa, in tutto il mondo, è un film originale, come pure aveva alcune variabili interessanti anche questo John Lui e così via, e quindi è costato 25 milioni, è uscito nelle sale, ha incassato niente praticamente, è stata la fine di Celentano, perché Celentano poi da allora non ha più fatto film, ha dovuto rimborsare proprio lui certi soldi a Cecchi Cori, se no Cecchi Cori falliva e roba del genere, come aveva fatto fallire un altro produttore che adesso vive in America, perché aveva fatto un film dove, non mi ricordo neanche più il titolo, era una storia di lui che insegnava con dei bambini geni su un'isola. Quindi potete immaginare che cosa, una scuola tipo greca con degli intellettuali, bambini molto filosofi e così via. Insomma, tanto è vero che poi non fa più niente, non ha più fatto niente dopo aver fatto guadagnare tanti soldi con quei film, con la Muti e così via. Che poi non era in realtà la domanda che volevo fare, ma è stata interessante perché così vediamo la follia a volte cosa può portare, la follia produttiva e anche le disavventure, insomma, ecco. No, però abbiamo adesso ormai sviscerato la regia, la distribuzione, se non ci sono domande, io adesso vado al sodo e gli chiedo degli attori, perché qui insomma, qui si parlava prima di chi era Richard Gere, vero? E io vi dico questo, io insegnavo ad Adria fino a qualche anno fa al liceo e una mattina trovo la classe senza femmine, sono solo maschi. Questa cosa, aiuto, cos'è successo? E vengo a scoprire che per l'appunto tutta la scuola è vuota di femmine, non ci sono femmine a scuola, sono solo le bidelle e qualche insegnante, al che è qualcosa che non va, insomma. Entrano tutte praticamente alla seconda ora, o sono state rapite dagli alieni, il che può succedere perché a scuola nelle giustificazioni ti scrivono anche questo, ma oppure c'è qualcos'altro. Cos'è successo? Che c'era per l'appunto la troupe del film della prima linea,
con Scamaccio che stavano girando nei pressi di Adria, e allora c'era stato l'esodo biblico. E quindi hanno fatto benissimo. Io però quando sono arrivato ho messo 4 a tutti, le ho interrogate subito, quindi le abbiamo massacrate. Un divertimento. No, non su Scamaccio, se no avrebbero preso 10. Ma a questo punto, visto che si tira in ballo il buon Scamaccio, se lo vogliamo considerare un attore, com'è la situazione attoriale? Perché a mio avviso tu prima hai citato un mostro sacro francese che è Fabrice Lucchini. E io ti dico André Dussolier, ti dico Danilo Rotei, e ti dico che in Italia l'unico nome che mi viene in mente di attore veramente è due: Bentivoglio e Fabrizio e Sergio Lubini. E adesso vediamo un po' come mi sistema. No, io secondo me ci sono alcuni attori. Se voi pensate agli anni 60, chi c'è? C'erano i 5 grandi leoni, no? Tognazzi, Manfredi, Sordi, Gassman e Mastroianni. L'ho ripetuto, non mi ricordo. Sordi, Tognazzi, Manfredi, Gassman e Mastroianni erano 5. Poi c'era la variabile del grande che era Volonté. Quindi in realtà erano 6 che facevano il cinema italiano a grandi livelli. Adesso io credo che ci siano alcuni attori di buon livello. Castellitto è sicuramente un ottimo attore. Quei due che citavi tu sono sicuramente degli ottimi attori. C'è un attore che è diventato il Volonté, cioè un po' prezzemolino purtroppo, che è quello della Vita Tranquilla, il napoletano. Tony Servillo è un gran... Perché sta in... Io ci sono 5 film in giro o quasi in giro con Tony Servillo. In questo momento ce ne sono 3, quello di Martone, Gorbaciov è Una Vita Tranquilla, quindi sta in 3 film, cioè non è mai capitato neanche con Alberto Sordi, c'erano 3 figli Alberto Sordi in un anno e così via. Probabilmente questa è un po' una pigrizia italiana, nel senso che appena c'è un attore che è bravo, tutti lo vogliono, tutti pensano a quello. Cioè quando poverino Vittorio Mezzogiorno ebbe l'esplosione, non mi ricordo adesso più con quale film, tutti volevano Vittorio Mezzogiorno. No, aveva fatto proprio un film prima di Bellocchio, quello sullo stupro. Vabbè, comunque. La condanna, ecco. E così via. Quindi c'è questo, vedete anche questo è un po' di provincia, cioè esce un attore, non ti viene voglia di fare provini e trovarne altri, perché ce ne sono di attori bravi. Per esempio, secondo me è un grandissimo attore, anche se un po' in là con gli anni, che è Giancarlo Giannini. Basta pensare a lui. Basta dei un po' più giovani, Kim Rossi Stewart non è assolutamente cattivo come attore, ma come Scamaccio, ci sono degli attori come Scamaccio, come Stefano Dionisi, come altri, che dipendono strettamente dal regista. Se un regista lo sa dirigere bene, e Rubini ha diretto Scamaccio in un film in Puglia l'anno scorso, adesso non mi ricordo, L'Uomo Nero forse, dove lui fa il personaggio del playboy di provincia e così via, che è credibilissimo. Come ci sta Kim Rossi Stewart, che dipende dal film che fa. Se c'è Placido, che è un grandissimo regista di attori, cioè che sa far recitare gli attori, lui rende bene nel film, quello sui malavitosi della banda della Magliana, lui era credibilissimo, nonostante abbia un viso angelico e così via. Come c'è Stefano Dionisi, come ce ne sono tanti, come Rubini, come ce ne sono tanti altri. Quindi quando tu incominci a pensare a 10-15 attori, vuol dire che c'è comunque un panorama. Poi bisognerebbe andare a cercare anche a teatro, perché ci sono. Poi ci sono, come dire, gli attori carismatici sono pochi. Cioè se voi prendete pure un ottimo attore di telefilm americani, a me mi è capitato di vedere, ci sono delle telefilm americani dove ci sono degli attori che guadagnano proprio una barca di soldi, no? Pensate a quello di CSI Las Vegas. CSI Las Vegas ha fatto, quell'attore lì, non mi ricordo come si chiama, ha fatto alcuni film da cinema, tra cui Vivere e morire a Los Angeles. In quel film era ridicolo, cioè non era proprio credibile, con Willem Dafoe era l'altro, e così via. Oppure ci sono attori che poi hanno successo televisivamente, diciamo questo è un attore, lo prendono a Hollywood per un film, lo mettono vicino a Clint Eastwood e diventa Paperino. Perché il problema è che ci vuole il glamour, ci vuole pure, è uno che deve bucare lo schermo.
E allora ci sono molti attori pure bravi ma che non bucano lo schermo, allora devi usarli come terzo attore, quarto attore, come caratterista e così via. Di attori ce ne sono, secondo me, anche di attrici, dalla Mezzogiorno alla Cervi, a tante altre, che per esempio la Puccini pure non è male come attrice, ce ne sono di attrici valide, secondo me. Non è quello il problema. Il problema, secondo me, del cinema italiano è soltanto il budget, che deve essere più alto, e anche gli sceneggiatori ci sono, però il problema è che c'è un taglio troppo televisivo, secondo me, per cui dei film molto orizzontali nelle trame, senza imprevisti, senza drammaturgia grossa. Noi che veniamo dal melodramma, noi che veniamo dalle opere dall'opera lirica, da Puccini, non sappiamo più fare il melodramma, non sappiamo più fare il dramma cinematografico, per cui le storie sono pure queste qui, tipo Gorbaciov, come La vita tranquilla, sono dei film, dici, ma io l'ho già visto sto film, ma lo vedo? Cioè sì, vabbè, ma che succede? Guarda, vuoi vedere che finisce così? E finisce così. Oppure se te è imprevisto, è perché è fuori dal mondo quella storia. Cioè, nel senso che non sta né in cielo né in terra, ti colpisce perché quello finale non ha nessuna logica e quindi non lo potevi prevedere, perché se segui una logica deve avere una conclusione originale ma non folle. Insomma, praticamente il cinema sta diventando una puntata dell'Ispettore Derrick, che sei già il colpevole, no? È vero, però è vera questa cosa, secondo me, della mancanza di novità in tutto quello che vediamo, senza dubbio, almeno io condivido. Però poi adesso facciamo un attimo, magari se c'è qualche domanda, oppure perché ho l'ultima chicca magari in serbo io, però se vuoi dire qualcosa. Scusate, volevo solo aggiungere una cosa, però il problema non è solo il cinema, perché andiamo a teatro, troviamo qualcosa di... Cioè i teatri che vanno bene a confronto del cinema come incassi, calcolate che il cinema italiano negli anni, ritornando agli anni 60-70, incassava quanto il cinema francese, il cinema tedesco, il cinema inglese messi assieme. Adesso il cinema tedesco incassa, solo il cinema tedesco, più del cinema italiano. Ma quello che volevo dire prima era questo, ma perché andiamo a comprare dei libri e troviamo letteratura? Quando ci va bene troviamo buona narrativa, ma non troviamo letteratura. Cioè, ve li immaginate se oggi uscisse un nuovo Sciascia o un nuovo Moravia riportato ai tempi nostri? Non c'è, ma questo dappertutto, è perché l'Italia proprio come paese ha una difficoltà oggettiva. È un paese, io sono catastrofico su questo. È l'Europa che è noi stiamo vivendo un inizio di nuovo medioevo, fondamentalmente, no? E col medioevo che cosa nasce? Io avevo citato una frase che c'è anche un libricino francese da Spinoza, è un filosofo, che dice: è l'epoca delle passioni tristi. Cioè noi stiamo vivendo in questo momento l'epoca delle passioni. Non è che non viviamo, non facciamo le cose, ma non ci sono più vere passioni. E questo lo vediamo in letteratura, lo vediamo in narrativa, lo vediamo nel cinema, lo vediamo dappertutto, nella poesia. Io poi non mi intendo di pittura o di altre cose, non più di un normale visore di mostre e così via. Non c'è più niente. Ma immaginate in pittura se noi iniziamo a pensare ai pittori dei primi 10 anni del Novecento, da Modigliani a Picasso e così via, e pensiamo ai 10 anni di oggi. E quindi è questo, il problema della decadenza, nel senso che purtroppo, io spero di sbagliarmi, è che l'Europa è finito, come non è che è finito che mo scompariamo, rimarremo un paese, un continente ai margini, ma anche gli Stati Uniti. Cioè l'altro ieri, la simbologia, per la prima volta negli ultimi 50 anni, l'uomo più potente al mondo non è il presidente degli Stati Uniti, nonostante usi l'esercito nel mondo, ma è il presidente cinese. Cioè il mondo... come? Che usa l'esercito? No, lui l'esercito sul popolo, per tenerlo... Sì, vabbè. Però dico, la Cina non ha mai portato guerra, ma si compra i paesi, come adesso si è comprato quasi tutta l'Africa praticamente, corrompendo i governi, e quindi si prende il petrolio di cui ha bisogno, roba del genere. Quindi noi stiamo vivendo una marginalizzazione epocale che riguarda tutta l'Europa, poi l'Italia che è un po' più eccessiva nelle cose, perché poi
siamo un modello politico in generale, perché siamo noi che abbiamo creato il fascismo, non ce lo dimentichiamo, siamo noi che abbiamo creato per prima la resistenza, siamo noi che abbiamo creato il maggior forza di terrorismo politico nazionale, per cui siamo un modello per gli altri, per cui e questo lo vediamo anche con gli altri paesi. Uno dei candidati futuri in Germania è un Taikom che vuole rientrare in politica, Sarkozy è solo leggermente più giovane, un po' più alto di Berlusconi, ma siamo lì, anzi ha dei modelli pure più bruschi e delle maniere, la deportazione di Roma del mese scorso ti fa vedere che non è che sia molto differente dalla Lega o roba del genere. Però, ripeto, secondo me ci stiamo iniziando a marginalizzare, è evidente che noi siamo degli esseri piccoli perché viviamo 60, 70, 80 anni, le epoche sono molto più lunghe, però probabilmente noi saremo, rimarremo, l'Italia rimarrà semplicemente un bel, visione pessimista, un bel museo a cielo aperto, dove verranno qui perché si mangia bene, perché ci sono delle belle spiagge, dei bei musei e così via, e viviamo, è cosa che già facciamo perché non abbiamo più un'industria. Vivremo di turismo, vivremo di moda, vivremo di buon cibo, di vini e così via. Ecco, io pensavo di essere scornato, però mi pare che qui ci sia peggio di me. Un po', dicevo la volta scorsa, quello che diceva Dario, alla fine del libro di sua sostanza, quando diceva non c'è più epica, è un po' quello che viene. Comunque è chiaro che qui ognuno poi la pensa come vuole, io personalmente in parte condivido questo, però volevo dire due cose. Giannini, mi tiri fuori Giancarlo Giannini, ma guarda che io Giannini l'ho trovato in un horror spagnolo da poco e funzionava benissimo, hai ragione. Però evidentemente lì l'hanno visto, insomma. Allora a questo punto te ne dico un'altra, perché proprio la butto lì, visto che siamo comunque verso la fine, poi se ci sono interventi, però sono sempre benvenuti qui. Ma lo specchio della crisi, non ti sembra anche la TV, pensando quanti anni addietro, e qui penso che l'abbiamo visti tutti, facevano il segno del comando, come Andromeda, facevano l'odissea televisiva, e adesso se la propongo agli studenti me la tirano dietro, perlomeno, se no mi tirano dietro il televisore. E tutte queste serie, Gamma, che so io, Ritratto di donna velà, dov'è finita questa cosa? Non c'è più niente. Ma io penso che noi viviamo in una situazione che è tutta unita, non è che possiamo pensare che c'è forte Apache, cioè che c'è il cinema o c'è la televisione, cioè la forma di decadenza è collettiva, per cui è dappertutto che si vede questo. Cioè semplicemente è questo. La risposta assolutamente conseguente, infatti, però è comunque triste a mio avviso. Gianluca, cosa vuoi dire? No, voglio dire qualcosa anch'io, ma non su questo, vorrei un attimo passare e tornare al cinema, perché questi discorsi in pratica sono, posso essere d'accordo anch'io sulla decadenza, ma li trovo molto più complessi, molto più articolati, cioè molto di più, insomma, il cinema è un aspetto, la società, il libro di Gigli, mi ha ricordato questo, è un altro, però dovremmo prendere in considerazione tante altre cose. No, io abbiamo parlato di attori, abbiamo parlato di produzione, io vorrei parlare di generi. Di generi, una porta aperta, di generi cinematografici. E una domanda che mi pongo da tutto tempo è perché in Italia non si riesca, per esempio, a fare un film decente sulla Seconda Guerra Mondiale. Non mi riferisco al periodo partigiano, è stato trattato tantissimo negli anni 50, è stato ancora qualcosa negli anni 60, cose varie fino a Portius, va bene, però un film che parli di Seconda Guerra Mondiale, per quella che è stata la Seconda Guerra Mondiale, quindi 39-43 per l'Italia, non ce n'è. Mediterraneo è un film molto bello, molto carino, molto interessante. Ma adesso io uso un metro che magari non è cinematografico, però come dire, è più storico, d'accordo, di non riflette la guerra, non è l'idea della guerra. Ma anche l'ultimo di Monicelli. O ce n'è uno di Monteleone. Quello di Monteleone, Iron Man. Già Iron Man forse un po' più chiarino, già un po' più chiarino. Ma va bene, il film di Monicelli era, come dire,
Monicelli è anticoletà, è d'accordo. Però no, quello di Monicelli, quello è il deserto. Le rose del deserto. Per favore. No, dai. Beh, insomma, dai. Dai. Beh, che pittura, vedi? La moto di italiano che va in giro con la motoretta. Beh, fa molto, come dire, Giovanni Leoni. Anche la Menchera. Sì, Giovanni Leoni, cioè, mi chiamo una citazione di Giovanni Leoni, se vuoi. Però ecco, il film italiano. E qui mi lego alla Era la Main. Beh, insomma, anzi, diciamo così, l'eroe del deserto, Tutino è stato usato, il libro di Tutino sulla guerra in Africa è stato usato tantissimo, cioè un film anche. Non Tutino, volevo dire. Tobino, sì, scusa. C'era quello un film di Lucchetti. E c'era anche. Da un racconto di uno scrittore padovano, Lucchetti, che fa Piccoli Maestri, è un film più sulla addirittura sul partigiano, sì, Piccoli Maestri. Però, No, ma no, io non mi preoccupo tanto dell'aspetto partigiano, mi preoccupo proprio dell'attimo precedente. È come se ci fosse un singhiozzo per cui hai il film degli anni 30, i telefoni bianchi e tutto il resto, da un punto di vista storico, poi ti manca questo passaggio che rimane oscuro, si parla un po' di guerra partigiana e poi si finisce nel realismo, nel neorealismo e tutto il resto. Ecco, io mi domando, perché non si riesce poi a fare un film di questo genere in Italia? Quando invece negli Stati Uniti, in Francia, in Inghilterra, in Germania. Che mancano i soldi, l'hanno iniziato. Ma non è solo i soldi. Ma io credo che manchino poi in fondo le idee, forse. Più che gli attori e i soldi. Sinceramente non te lo so dire, probabilmente i film in costume, proprio per quel discorso che facevo prima, che i film dovrebbero costare molto di più e non ci sono i soldi, oppure devi mediare troppo, in televisione non sono interessati a film sulla guerra, per cui se per caso in televisione, se vai, perché un produttore la prima cosa che fa è andare al distributore, cioè da 01 o da Medusa, dice sei interessato a un film dove stiamo preparando, ti dicono di no, nessuno ne vuole sentire parlare, nessuno li vuole vedere secondo loro, e quindi cade così. Ma perché, scusate, parlando molto più, il terrorismo, cioè gli americani con tutti i loro difetti, la guerra del Vietnam che l'hanno conclusa ufficialmente nel 75, nel 76 Coppola prepara Apocalypse Now, nel 79 c'è Michael Cimino che fa Il Cacciatore e tutta un'altra serie di film, perché gli americani gli hanno questa possibilità, hanno più potenziali economiche e così via. In Italia sul terrorismo, tranne questo film di De Maria, anche modestissimo, ma o un film di Vilma Labate, che, di cui adesso non ricordo il nome, il titolo, con Amendola. Non era Arrivederci a Monaccia, quello è un altro, ma c'è una quello che prima piazza che c'è. Quello è su Moro, sì. Sì, su Moro ne hanno fatti tre praticamente. Con Amendola che sta tutto il tempo in un cellulare e lo vogliono convincere a pentirsi perché altrimenti verrà condannato all'ergastolo e non vedrà più la sua donna, insomma, è una storia. Sì, che praticamente poi in realtà di politica non se ne parla, per cui potrebbe sembrare anche un gangster che per dire i nomi dei complici può essere liberato, per cui non si capisce dov'è la struttura, la domanda del film, diciamo, così via. Perché probabilmente, tra le altre cose, quando io dicevo delle passioni tristi, cioè il problema è della società liquida. Bowman parla di paura, io penso che non sono l'unico che ha pensato a questo. Cioè, negli ultimi anni, soprattutto in Italia, è esistito quello che io definisco il partito della paura. In che cosa consiste il partito della paura? Cioè, se noi abbiamo paura, non vogliamo stare a contatto con gli altri, perché abbiamo paura di entrare in contatto con gli altri. Siamo chiusi in noi stessi, ci barrichiamo nelle case, diventiamo anche intolleranti verso l'esterno. E il partito della paura, come si produce? Banalmente, non è possibile mai che una notizia di cronaca nera, che potrebbe meritare 2 minuti in Settima Notizia, un telegiornale, debba avere per 2 mesi quello del famoso di Sara, come si chiama, Sara qualcosa. Ecco, è possibile che tutti i giorni in televisione parlano solo di quello? Perché è chiaro che la scusa è lo vogliono sapere gli altri. In realtà il partito della paura è proprio, io non saprei proprio descriverlo
da chi è composto, perché certe volte è composto anche da cialtroni, cioè da giornalisti che non sanno che cosa scrivere, sanno che devono scrivere qualcosa e si inventano qualcosa, no? La morte in diretta, praticamente la morte, fra poco faranno un omicidio in diretta per poi c'è parlarne, Woody Allen pure, ma pure Woody Allen, tutto quello che... il dittatore dello Stato Libero di Bananas, geniale, in cui intervistano uno che sarà ucciso fra due minuti, insomma, un dittatore sudamericano, e così via, o c'è la morte in diretta di Bernard Tavernier, c'è questo partito della paura che porta a che cosa? Cioè, ragioniamo brevemente, se per assurdo tu sei pure sereno, felice, ti dicono che hai un tumore, per dire una cosa, ma che ti importa se sul posto di lavoro qualcuno ha guadagnato un po' più di te? O se qualcuno lavora un po' meno di te, perché tu pensi alla tua paura, pensi alla tua malattia. Quindi se tu hai paura, non te ne frega niente se la democrazia esiste o non esiste, perché tu pensi a una cosa più grande, che è la tua angoscia. Hai paura di stare con gli altri, di socializzare, quindi di collettivizzare anche un malcontento sociale, perché fin quando rimane individuale è frustrazione, se diventa collettivo diventa politica e così via. Quindi c'è questo partito della paura che è da una decina d'anni, in cui praticamente ci tormentano, non è possibile, certe volte io viaggio abbastanza, per cui certe volte dopo un paio di mesi dico voglio sapere che succede in Italia. Mi è capitato qualche tempo fa, dopo due mesi, vado in un albergo, c'è una televisione, stranamente c'è un canale Rai 2, oh, aspetto il telegiornale con impazienza, come può capitare a voi. Se prima notizia erano gli incidenti sull'autostrada, seconda notizia una ragazza che era scomparsa, terza notizia il padre arabo che ha ammazzato a Bergamo. Cioè ha detto, vabbè, chiudo, che mi frega, mi sento a sentire il telegiornale. Ma dove stanno le notizie vere? Qui è una scelta politica. Sì, vabbè, qui è vero, è senza dubbio, anche noi, cioè, sarebbe bello approfondire, per carità, anche perché però rischiamo di fare come le chiacchierate con Pannella che durano all'infinito. E insomma, sì, io vorrei concludere con qualche domanda eventualmente, anche qui stasera si è parlato un po' di tutto, e anche la cosa bella secondo me di questi incontri. C'è qualcuno che vuole aggiungere, chiedere? Niente. Antonella. Mi veniva da pensare riguardo a quello che ha detto Gianluca riguardo ai generi e sulle passioni tristi di Domenico, perché mi pongo una domanda a questo punto: come mai l'elenco dei film più visti sia, possiamo mettere tra virgolette, genere comico? Ma non è soltanto una diretta conseguenza, secondo me ci sono dei motivi molto più profondi. Se il film vero viene ad essere la realtà, perché purtroppo abbiamo una cronaca nera, e non soltanto, che ci porta a trovare l'eccezionalità di cui si parlava all'inizio, nella realtà quotidiana purtroppo, la famiglia non è quella culla che tutti si vorrebbe e che si vorrebbe che fosse, la società non è quella cooperazione, quella collaborazione che dovrebbe essere per gli individui, la scuola non è quell'istituzione che effettivamente dovrebbe essere per creare dei veri adulti capaci di difendersi e di procreare altri adulti e altri cittadini. Dunque, con un'etica che è un po', diciamo, sui generis, rispetto ad un discorso di classicismo, di antichità o comunque di periodi che vengono costantemente portati ad esempio, ma forse tra 50 anni verremo noi portati ad esempio che siamo sopravvissuti nonostante la realtà che ci circonda. Allora, mi viene da pensare perché il genere comico, con il tentativo di essere dissacrante, di sdrammatizzare, di esorcizzare una realtà così pesante, mi viene, io che non conosco, sono una profana del linguaggio cinematografico, sono andata a vedere dei testi, cerco di capire
e di interpretare una lingua che non conosco, che conosco di meno della letteratura. E sono andata a, ho trovato al Festival della Letteratura di Mantova un libricino di uno sconosciuto per me, è di Renato Massaccesi. E parlando di Jerry Lewis e il doppio nel cinema comico americano, si allarga moltissimo e parla di Stanlio e Ollio. E dice a un certo punto: Ollio è grasso ed autoritario, così almeno vuole far credere. Stan invece è magrolino e timoroso del compagno. Ma c'è il trucco: i personaggi sono esattamente il contrario di ciò che vogliono far credere. Stanlio, che sembrava succubo, è invece colui che accende sempre la scintilla. Ollio, al contrario, che rivendica la sua autorità, si fa trascinare dappertutto dal compagno, ovviamente senza scambio, senza scampo. Probabilmente i due comici sono le due facce di una persona che vorrebbe rimanere su dei binari, in qualche modo tradizionali, ma poi in rapporto ad una realtà estranea si lascia andare ad una sorta di anarchia del cuore che porta allo scollamento delle convenzioni che a buon grado erano ritenute perlomeno noiose. E cita un critico che io effettivamente devo riconoscere, non conosco, Charles Barr, e dice che loro sono liberatori supremi dall'inibizione borghese, eppure essenzialmente sono o aspirano ad essere rispettabili cittadini borghesi. Essi stavano nel sistema, insomma, e il loro mondo è ben identificabile con l'America degli anni 20 e 30. Ma di quel sistema non riuscivano ad applicare le regole, venendone di fatto posti ai margini, anti-eroici per eccellenza. E continua dicendo a un certo punto quanto fosse utile l'interpretazione di Stanlio e Ollio in quel periodo, perché se consideriamo il fatto che sullo schermo due attori, un uomo e una donna, non potevano essere rappresentati coricati nel medesimo letto, a meno che l'uomo non avesse almeno un piede appoggiato per terra, certe situazioni non sarebbero mai state rappresentate e certi attori non avrebbero mai accettato, più conosciuti, più famosi, di fare certe scene, perché sarebbero stati mal visti e mal considerati nell'ambiente cinematografico. Adesso, parlando di genere, allora della nel cinema, mi viene da pensare, ma forse siamo ridotti al comico, siamo ridotti al grottesco, forse come può aver fatto un Totò, può aver fatto un Carlo Verdone, come fa un Woody Allen o altri comici. Proprio perché cercavano di rendere un qualche cosa che è forse troppo forte da poter essere interpretato in altra maniera, o forse si ha paura di rappresentare. No, vabbè, adesso penso che la serata volga al termine, anche perché sono quasi due ore, insomma. La considerazione che faccio io è che però questa cosa che il cinema comico sia una dissacrazione del mondo borghese l'ho sentita già dire più volte, e la dicevano di me i parenti, del regista di De Sica, molto spesso. Quindi a mio avviso no, il regista di Christian De Sica, certo, no, questo... e allora io non ci credo molto personalmente, penso che invece purtroppo questo tipo di comicità, perché già Staglioli è un conto, qui ci stiamo parlando adesso di Verdone, di Pieraccioni, che sono simpatici, per carità, o di questo qui, di Christian De Sica, io non ci vedo che tentativo di evadere invece dalla realtà, se per me, ma probabilmente sbaglio, insomma. Di diversa levatura, anche senza dubbio. Ma io credo che Christian De Sica sia un cartone animato, non sia un attore. Perché se noi prendiamo Christian De Sica e lo mettiamo in un qualsiasi film italiano normale, non è credibile, sembra una parodia. Perché lui è bravo probabilmente a fare quelle cose, solo quelle cose. Se noi lo prendiamo Christian De Sica e gli facciamo fare l'attore serio o l'attore normale, e diciamo... come Bordi quando ha fatto un film con... come pure Villaggio per certi versi, quando prendono l'andazzo di fare un film serio e quindi scelgono, non so, Monicelli o scelgono Pupi Avati e così via, ma pure a Batantuno certe volte quando veniva da Attila e così via,
diventano dei legni. Loro pensano che per essere un attore serio devono essere dei seriosi, quindi dei legni, delle persone poco credibili. Ma perché secondo me Christian De Sica credo che abbia fatto 30 film di Natale, per cui in 30 anni fa solo quello più le pubblicità, per cui vive in un altro mondo. Non è un attore, cioè quando una volta ha cercato di imitare Sordi, sembrava una parodia di Sordi in un film, perché oramai è quello, non può fare altro, pure perché, scusate, alla faccia si becca 1,5 milioni di euro per ogni film, lo farei pure io il cartone animato per 1,5 milioni di euro, calcolando che lavora non più di 4 settimane, perché poi in genere... lui fa delle parti, poi ci sta, prima c'era Boldi, adesso gli hanno messo vicino l'attore serio, come si chiama l'attore serio? Massimo Ghini, quindi, oppure a Boldi hanno messo Salem, l'altro attore serio, tanto per dire, e allora è evidente che questi prendono 1,5 milioni, ma se questo già sta andando male, perché Christian De Sica negli ultimi 3-4 anni da 23-24 milioni di euro è sceso a 19, per cui se per assurdo, no, come incassi, cioè se dovesse arrivare questo ultimo a 10, per dire una cosa, si porrebbero il problema non di chiuderlo, ma di mettergli accanto altri due attori, perché devono coprire la Sicilia, la Sardegna e la Corsica come attori. Tanto è vero che prima che cosa facevano con Verdone? Verdone fa ridere i romani. Allora ci mettiamo vicino Boldi che fa ridere i milanesi, infatti io da Sud Italia Boldi non lo capisco come comicità, sinceramente, mi sfugge proprio. No, però a Milano pare che ridano molto, ma pure un po' con Aldo, Giovanni e Giacomo, tranne un po' qualche cartone animato che fanno, però poi dopo 10 minuti mi stancano, sinceramente. Però a Milano pare che si ride, come dicevano quando lavoravo con i Corbucci, come dicevo, no, qua si ride. Si ride, cioè mettiamo un gatto o una scimmia che salta, qua si ride, non si ride, cioè, mi rendo conto, insomma, che devo dire, e così via. E quindi metteranno qualcun altro, perché poi in realtà manca il napoletano probabilmente, prima c'era Izzo, mo forse metteranno qualcun altro perché non bastano più quei 2 o 3 comici e così via. Ma direi che può bastare. Christian De Sica chiederà l'assegno di disoccupazione, però non può venire qui a mangiare i pasticcini, quindi siamo favoriti, vero? Non chiudiamo con Christian De Sica, dici un nome, uno qualsiasi, ma Gianluca Balestra, ecco. Va bene, allora veniamo a questo incontro, ringraziamo tutti, ringrazio Angelo, grazie a voi per la proloco, ringrazio l'assessore che ha partecipato fino alle prime riunioni con la Proloco per preparare questi incontri. Vi invito tutti quest'altro giovedì per l'incontro che avremo su Ritorneremo al libro, parleremo di Luciano Montanari e del suo libro uscito da poco, che è Una triste verità, Una triste felicità. Un attimo, certe volte può essere felice. Sì, molto anche triste. Ecco, che è un libro interessante, molto legato alla Ferrarese e all'area dove lui è vissuto. Quindi avremo ancora da discutere, secondo me ritorneremo ancora su questi argomenti. Ringrazio tutti e vi saluto. Buonasera e ricordatevi il tè, ovviamente.